numerosi gli aspetti salienti di questa mostra, primo tra tutti il ritorno di Giorgio Celiberti a Torino dopo diversi anni dalla sua ultima esperienza torinese, con una mostra importante che raccoglie gran parte della sua produzione artistica, dalle sculture alle pitture, agli affreschi, alle piccole ceramiche terrecotte. È passato ormai molto tempo dalla precedente mostra di Celiberti a Torino e ritorna alla Biblioteca Nazionale con una serie di quadri, di sculture, di stele, di terracotte che danno il segno del suo lavoro attraverso il tempo. È un artista che ha sempre lavorato con molta sensibilità, con molta cura, con molta attenzione al colore. I rossi sono tipici del suo lavoro, l'idea del ricordare Bodoni nella scrittura, l'idea anche di ritornare su quello che è un grande tema del Novecento, che sono purtroppo i campi di concentramento, l'Olocausto. Per molti anni ho avuto questo tema che mi ha fortemente scosso, perché sono stato a Terezin, dove sono morti 15.000 bambini ebrei. E ho cercato nei miei quadri di dire delle cose perché questa cosa non si rinnovi, perché non avvengano più delle cose in nessuna parte del mondo, ma sono pensieri vani proprio. Ogni giorno, aprendo un giornale, guardando la televisione, vengo smentito ogni giorno, purtroppo. L'arte di Celiberti è legata al segno, essenzialmente questo fluire del segno, questo incidere con il segno sulle lastre, come possiamo vedere nelle stele oppure nelle terracotte, ha proprio l'idea classica di una pittura del Novecento e dell'arte del Novecento, dove il segno è fluido, armonioso, in tensione continua. Sarà quello di apertura delle celebrazioni per i 300 anni dalla morte di Giovan Battista Bodoni, l'anno bodoniano, un programma ricco che coinvolge l'Istituto Nazionale d'Arte Contemporanea e la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. In occasione del bicentenario della morte del grande tipografo europeo Giovan Battista Bodoni, nato in Piemonte a Saluzzo nel 1740 e morto a Parma nel 1813, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ha promosso la realizzazione della mostra del grande maestro Giorgio Celiberti, in cui compaiono diverse opere ispirate alle lettere del maestro Bodoni. È un'occasione straordinaria poter vedere come ancora tutt'oggi la memoria di Bodoni giunge fino ai nostri giorni e viene interpretata anche da maestri d'arte contemporanea come Giorgio Celiberti. Le porte dell'anima sono un fatto che arriva dalla mia infanzia. Mia madre, quando ero piccolo, mi ha regalato una stanza, una grande stanza dove io potevo fare quel che volevo, e in questa stanza io facevo con il cacciavite e con il martello dei buchi nelle pareti, e in questi buchi mettevo degli oggetti che trovavo, delle piccole, dei frammenti di terracotta, delle ceramiche, degli insetti, che poi chiudevo con un piccolo vetro e con lo stucco che graffiavo dalle finestre e fermavo questo, che sono un po', qui non ho, in questa mostra non ci sono le finestre,
che sono forse le cose che io amo di più del mio lavoro. Vorrei che il mondo fosse in pace, che la gente ci amasse. Vorrei poter dire qualche cosa che fosse un augurio, soprattutto per i giovani, per gli uomini di domani.